Benvenuti in questo nuovissimo filmato. È da molto strano, ma vero che non giro questa tipologia e stavo un po' in astinenza, vi dico la verità. Partiamo dalla colazione. Per colazione, fette biscottate queste della Mulino Bianco, orzo e malto, una scoperta strepitosa, veramente buonissime, dove sopra ho messo della marmellata all'albicocca e vicino il mio tè. Inoltre volevo scusarmi se questi giorni non ho pubblicato niente, ho avuto un paio di imprevisti, ma eccomi qui tornata, Perché è da mercoledì scorso che non pubblicavo, ho saltato venerdì e lunedì di questa settimana, ma sto bella carica, pronta con tanti contenuti per voi e chi mi segue su Instagram sapeva tutto perfettamente, ma tralasciando questo, pranzo hamburger, funghetti e zucchine. Brenda mi trovavo in giro per delle commissioni insieme a Selby e ci siamo fermate da Burger King a prendere un gelato, questo qui al Bacio Perugina, super meraviglioso. Un istante fa, dato che eravamo in giro per commissioni io e Selby, quando ho nei paraggi un supermercato ci devo entrare. Io amo fare la spesa, girare per gli scaffali, scoprire prodotti e entrando al Conad abbiamo preso queste tre cosine, creando un paninozzo super healthy, gustosissimo e buonissimo. Se vi capita questo pane è un qualcosa di incredibile. La cena è servita, una cena un po' diversa, ma come vi dicevo molto gustosa e molto molto sana perché all'interno c'è del pollo, l'insalata e questo panino che è una sorta di panino arabo. Se vi capitano prendeteli perché sono una cosa strepitosa. Piccolo PS per quanto riguarda il paninozzo che avete visto un istante fa, sia la tagliata di pollo, quella lì va un attimo risvegliata in padella, quanto anche il pane a preferenza va riscaldato, tranne l'insalata, ragazzi, quella lì si mette a crudo, ma era venuto un qualcosa di meraviglioso. Comunque, post cena, come state vedendo, un bel finocchio caldo per digerire, per sgonfiare, ci sta. E poi sapete, io adoro il finocchio. Ne bevo tantissimo. Con questo è tutto, ci vediamo venerdì 14:30 con nuovi sul canale. Vi voglio bene. Ciao!